Ma buongiorno ragazzi, dove sono e soprattutto cosa facciamo in questo video? Allora, il primo video dell'anno è stato Samsung Galaxy S23 Ultra e vi avevo detto abbandonerò l'iPhone per utilizzare questo smartphone che sta girando l'anteprima e ci sono state tantissime persone che mi hanno infamato, preso in giro, l'hai fatto altre volte, bla 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 bla. Insomma, tante cazzate, possiamo dirlo, sì, tante cazzate e soprattutto un telefono che quest'anno ha veramente sbalordito tutti. Ed ecco perché ho voluto fare questa riprova in una città molto particolare, a me cara, perché siete in tantissimi a seguirci da qua. E soprattutto, ragazzi, è una città che, ahimè, in 37 anni non avevo mai visto, diciamo per, sì, possiamo dirlo, per un po' di ignoranza e soprattutto di paura. Quindi, oggi, ragazzi, facciamo la riprova di S23 Ultra a Napoli. Sono in questo hotel che secondo me è bellissimo e adesso andiamo in giro per la città, facciamo foto, facciamo video, vi racconto insomma MIUI 6 Android 14 S23 Ultra a fine anno. Beh, l'abbiamo votato il miglior smartphone del 2023, però siete stati in tantissimi a chiedermi la riprova e allora facciamola e facciamola in una città molto molto particolare. Eccomi qua ragazzi, come vedete alle mie spalle c'è il Castel Nuovo e adesso andiamo verso Castel dell'Uovo e sul lungomare qua c'è un caos incredibile, un frastuono molto molto forte, quindi spero si senta qualcosa nel video. Comunque cosa vi volevo raccontare? Beh, questo S23 Ultra in alcuni punti fondamentali del telefono. Come sempre ragazzi, prima di iniziare voglio farvi iscrivere al canale YouTube per non perdere altri video, lasciando un tasto mi piace se ci volete supportare e se vi va condividendo questo video con i vostri amici. Primo punto fondamentale ragazzi per il quale ho amato questo telefono durante tutto l'anno è il display, il pannello. Pannello che lo potete vedere anche in questo momento, siamo sotto un bel sole, ora un pochino in ombra, però comunque Napoli in questa stagione è fantastica, ma vedete il display montato su S23 Ultra è uno dei migliori che potete trovare sul mercato, se non il migliore. Poi la cosa che mi è mancata tanto di questo telefono, il feedback della vibrazione, scrivere un testo con il telefono, insomma, è veramente è uno dei punti fondamentali di questo S23 Ultra. Vedete, vi sto facendo passare un video in 4K e come vedete la qualità è davvero assoluta, un display che l'ho visto bene durante il periodo estivo, sotto il sole, quando c'erano 38 gradi, 39 gradi, in ambito interno, insomma, S23 Ultra con il display è veramente un prodotto che mi ha sorpreso in tutti gli ambiti. E come vi ho detto, ecco, la cosa principale è che compri un telefono top e pretendi il top. Ecco, questo telefono quest'anno ha davvero deluso pochissimi utenti. Ragazzi, direttamente da Casa Muero, quindi sono a Napoli, Piazza del Plebiscito, per farvi vedere la nuova invenzione, secondo me regalo ideale per Natale, Muero Mag, quindi rivisto, questa è la nuova versione con chiaramente il nuovo portacarte 4.0, porta banconote, porta monetine, eccolo qua, e adesso vi faccio vedere la figata. Ebbene sì, lo vedete, è compatibile con tutti gli accessori, quindi sia iPhone ma comunque anche cover MagSafe, infatti l'ho attaccato nella parte posteriore del mio iPhone e ovviamente ho qua, ecco, tutte le mie carte disponibili all'interno. Vi lascio come sempre il link, vi lascio anche il codice sconto EvoSmart10, insomma, regalino di Natale, secondo me Muero, sempre sempre azzeccato. Stavo cercando di capire ragazzi quale barca prendere per EvoSmart, non lo so, secondo voi Flavio quale barca vuol prendere?
Scherzi a parte, ragazzuoli, ricezione parte telefonica, sicuramente uno dei punti più critici e soprattutto uno dei punti più affrontati durante l'anno. Vi ho detto che ho cambiato operatore da quest'anno, ho fatto un anno con TIM e devo dire che i benefici, almeno nel mio caso, ci sono stati. Lo smartphone prende bene, non ho avuto problemi, però ho letto tutti i vostri commenti, anche alcuni negativi. Io vi posso dire che rispetto a S22 Ultra lo smartphone è migliorato lato qualità, lato ricezione, però se devo trovargli un difetto oppure un punto un pochino più critico è sicuramente questo. Quindi ricezione e parte telefonica. Non siamo, come dico sempre, a livelli di Huawei, Motorola o anche Honor quest'anno, però non siamo più ai livelli di un S22 Ultra, un S21 Ultra, quindi i miglioramenti in casa Samsung ci sono stati. Dove ci sono stati tantissimi con Android 14 One UI 6 sull'autonomia. Ho amici con S22 Ultra e mi hanno detto ma veramente è migliorato un botto, intanto facciamo una passeggiata, è migliorato veramente un botto questo S22 Ultra con Android 14 e effettivamente anche il mio S23 Ultra, vi posso assicurare che riesco tranquillamente ad arrivare a sera, 7 ore di display attivo tutti i giorni, 6, dipende come lo utilizzo, in questo momento sto utilizzando lo smartphone per tante foto, tanti video ed è normale che la batteria cali un attimino, ma lui tutti i giorni è una certezza veramente lato autonomia, è uno smartphone che vi assicuro non vi potrà mai lasciare a piedi e non avete bisogno del power bank su una giornata anche molto difficile come quella di oggi. Mai ragazzi avrei pensato il 18 di dicembre di stare in parte in questo posto meraviglioso, ma soprattutto con il tramonto qua sulla destra a parlarvi di performance di questo S23 Ultra, smartphone che durante tutto questo anno non è che mi ha sorpreso ma mi ha strabiliato con questo Snapdragon 8 Gen 2. Le performance sono un altro punto assolutamente a favore del telefono, ma soprattutto perché finalmente abbiamo avuto un Samsung con un processore secondo me all'altezza, processore che l'ha migliorato per quanto riguarda proprio l'usabilità del telefono, passare da un'app all'altra, app in background, navigazione, tutto quello che volete, ma soprattutto l'ha migliorato dove? Nel prossimo punto, quindi nelle foto e nei video. Infatti questo S23 Ultra, oltre, come vi ho detto prima, ad aver ricevuto Android 14, un UI 6 che l'ha migliorato non tanto a livello grafico, perché alla fine, a parte la tendina delle notifiche, i dettagli sono pochissimi, ma è stato migliorato tanto sotto al cofano. Quindi, dopo un display, secondo me, tra i migliori, le performance tra le migliori in assoluto, grazie appunto al processore, gli aggiornamenti software che sono importantissimi, andiamo a vedere secondo me un altro punto oltre, come vi ho detto, a questi, che sono le foto e video. Quindi adesso ragazzi sono a Napoli e vi faccio vedere le foto e i video che ho registrato con questo S23 Ultra e la batteria, ve lo dico, che è un altro punto, 51%, in questo momento sono le 4:24 del pomeriggio, staccato alle 7:30, ho anche l'hotspot attivo, ho ancora il 51%, quindi cioè, capiamoci, è soprattutto anche un battery phone. Poi abbiamo il tramonto che, anzi, no, è praticamente il sole già tramontato, ragazzi. Estetica e design di questo S23 Ultra. Non si discosta tantissimo da S22 Ultra. Vengono migliorate sicuramente le cornici, un design che ricorda molto quello del precedente modello. Però ecco, a me questo smartphone è piaciuto, soprattutto da quando ho iniziato a utilizzarlo così, nudo e crudo, senza una cover, a parte la pellicola frontale che mi ha montato Flavio, perché sennò è un casino, io l'avrei ridotto malissimo.
pennino che anche quest'anno c'è qua nella parte inferiore dello smartphone, quindi il pennino rimane. Pennino, ragazzi, che quest'anno l'ho utilizzato, devo dirvi la verità, anche poco. Ho firmato qualche embargo, poco altro. Chiaro, essendoci, poi se volete disegnare o comunque volete utilizzare tutte le chicche dell'S Pen, lo potete fare con il pennino che trovate inserito all'interno di S23 Ultra. Non è come il Fold, invece lo avete all'interno della cover. Quindi fa comodo, c'è, ce lo prendiamo assolutamente. È l'unico smartphone con una penna a bordo. Altro dettaglio che mi scordavo prima, l'audio. L'audio è molto buono in questo telefono. Piazza del Plebiscito a Napoli, quindi sono nella piazza principale di questa città, devo dire, ragazzuoli, meravigliosa, veniteci, non state a sentire troppo lì le leggende metropolitane. Chiaramente è una città con tanto tanto da rivedere, ma c'è anche tanto tanto da vedere, quindi io sono contentissimo e felicissimo di aver fatto la riprova di S23 Ultra qua a Napoli, nel cuore proprio della città, nel cuore di tutti voi napoletani che mi seguite, e io sono strafelice di questo e di conseguenza vi ringrazio come sempre. Insomma, S23 Ultra, ragazzoli, quest'anno ha dato qualcosa in più, ha dato davvero una marcia in più, ed è, come avete visto, no, all'interno dei video, lo smartphone che noi abbiamo votato come appunto miglior telefono del 2023. Siete d'accordo con me? Non siete d'accordo con me? Ovviamente me lo fate sapere qua sotto nei commenti del video. Lo so, è uno smartphone che ha diviso tantissimi, ma secondo me chi l'ha comprato è veramente entusiasta. Le cose che mi sono piaciute di più le avete viste all'interno del video, ma devo assolutamente menzionare ancora una volta il reparto foto e video. Avere la possibilità, come in una città del genere, con tanti vicoli, con tante viuzze, con tanto colore, con tanto folklore, di avere una 1x, una grandangolare, una 3x, una 10x, è qualcosa di, secondo me, entusiasmante. Come lo sono i video, la qualità video che avete visto all'interno di questa riprova, ma durante tutto l'anno, è pazzesca, e soprattutto una 3x stabile, c'è anche la 10 chiaramente, stabile in 4K a 60 fps. Insomma, uno smartphone davvero davvero completo, già aggiornato alle patch di dicembre, già aggiornato ad Android 14, arriverà anche la One UI 6.1, ci sono già i leaks, arriverà anche l'S24 Ultra al prossimo anno, anzi subito a gennaio. E ragazzi, io sono stra felice, stra in hype. Insomma, Napoli, bella città davvero, e spero che questa riprova, come sempre, vi sia piaciuta. E niente, anche per quest'oggi dal Guerz è tutto, e ci vediamo prossimamente per un nuovo video. Ciao a tutti.